Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Sori nell'appuntamento settimanale con il video acquisti. In realtà sto girando questo video incazzato nero perché sappiate che mi è stato hackerato il profilo Instagram e Facebook. Infatti se cercate il canale di Sori su Instagram in questo esatto momento non esisto più. Io mi auguro che entro oggi si risolva questa problematica perché doveva essere risolta in teoria entro ieri e sta iniziando a pesarmi abbastanza, quindi spero veramente che si riesca a risolvere qualcosa. 24 ore sono passate, continuo a mandare mail al supporto di Instagram e spero di ricevere una risposta e un responso più che altro il prima possibile, quindi spero di tornare anche su Instagram quanto prima. Ma ora non siamo qua a parlare di questo, siamo qua a parlare del fatto che ho acquistato una marea di roba questa settimana, ho letto veramente tanto e soprattutto ci sono state tantissime novità, tantissimi numeri 1 e tantissime nuove serie da andare a scoprire. Prima di iniziare, come sempre, vi chiedo solo la cortesia di lasciare un like e un'iscrizione al canale, per voi un gesto completamente gratuito, per me il supporto più grande che mi possiate dare. Ora andiamo con una brevissima sigla e poi iniziamo a scoprire gli acquisti e i miei pensieri sulle nuove serie che sono uscite nel corso degli ultimi giorni. Prima di partire con i classici acquisti da fumetteria, settimana scorsa, domenica in realtà, sono andato a Bologna al Nerd Show, una fiera carina senza troppo spazio in realtà per quanto riguarda manga e fumetti, ma se volevi un qualcosa di un pochettino più generico a livello di mondo nerd non mi è dispiaciuta per niente. Fatto sta che non potevo tornare a casa mani vuote e quindi ne ho approfittato per recuperare alcuni volumi, ma soprattutto alcuni sketch di autori molto interessanti, soprattutto il primo che vi andrò a mostrare. Infatti ho recuperato il primo numero di Deep Beyond con all'interno lo sketch della bravissima Mirka Andolfo e lo possiamo vedere qua. E qua devo ringraziare un ragazzo di una fumetteria di Genova che mi ha detto: Vai, corri da Mirka che c'è pochissima fila e forse ce la fai a prendere un volume e a fartelo sketchare. E effettivamente ce l'ho fatta. Avrei preferito prendere Hot Paprika, sono sincero, però gli unici che avevano a disposizione erano l'edizione The Last che costava 95 euro e quindi diciamo che ho ripiegato, tra virgolette, su Deep Beyond, che comunque è una bella storia, un mondo spaziale abbastanza divertente, però lo sketch mi ha mischiato, è stata così gentile da mischiarmi le due cose e mi ha fatto Paprika con tipo la tuta che invece utilizzano in Deep Beyond, quindi grazie ancora a Mirka Andolfo. Poi qua, non tanto per me ma più per mia moglie che è una fan sfegatata di Max & Sherry, e quindi siamo andati a prenderci Max & Sherry, l'amore pocket, quindi le classiche storie che scrivono loro, con lo sketch, se ce la faccio, dedicato a Sorin, e invece per lei è andata a prendersi, lei è anche una grandissima fan delle principesse Disney, quindi Princess Badass, con lo sketch invece in questo caso dedicato a lei, se lo trovo, eccolo qua. Lo sketch invece è questo qua, dedicato a mia moglie, quindi grazie ancora a Felinia con questi due volumi, tutti e due sketchati. Ora passiamo ai manga, parliamo intanto della casa editrice di cui ho acquistato meno volumi, ma si tratta sempre di un volume che ho recuperato a Bologna con sketch dell'autrice, casa editrice Manga Senpai, titolo Butterfly Effect, la variant del numero 1 che è stata fatta da Manga Senpai, con all'interno anche qua lo sketch dell'autrice dedicato a Sorin, qua piccolino, però a Sorin con tanto affetto. E quindi anche qua io ringrazio Giulia Dalla Ciana per la disponibilità e per questo sketch che mi ha fatto, e quindi un'altra piccola chicca che va così ad aggiungersi alla collezione. Ora passiamo invece agli acquisti da fumetteria e iniziamo da Ikari con Gannibal, il volume numero 8, serie che si concluderà in 13 volumi, ci ha fatto soffrire abbastanza Ikari per far uscire questo ottavo volume, è stato ritardato di un bel po', però ne è valsa la pena perché inizia ad esserci, tra virgolette, chiamiamolo lo scontro finale forse, anche se mancano 5 volumi, però si vede che la storia comunque sta raggiungendo il suo apice, il punto clou che poi andrà a scendere verso la conclusione. Bello, niente da dire contro Gannibal, è uno degli horror thriller che mi piacciono di più di quest'ultimo periodo. Poi passiamo a Planet Manga con tre titoli di cui una novità ed è The Witch and the Beast. Disegni, ragazzi, che mi sono piaciuti veramente, veramente tantissimo. È questa storia di una sorta di caccia alle streghe, diciamo, da parte di
un mostro, una bestia, e un altro personaggio che è una sorta di mago, stregone, che la segue e devono appunto cacciare le streghe perché la maggior parte di queste comunque non hanno buone intenzioni e rischiano di mettere in pericolo i villaggi dove stanno abitando. È un buon incipit, è stato secondo me una storia che potrebbe prendere una buona piega. Il problema è che sono già 10 volumi, serie in corso in Giappone. Bisogna vedere quanto va avanti e soprattutto che non sia un'intera serie composta da capitoli quasi autoconclusivi che arrivo in città, combatto strega, distruggo strega, ammazzo strega, vado in un'altra città e così via. Questo mi darebbe un po' fastidio. Sapete come la penso sui manga che hanno questo svolgimento di trama? Non sono sicuramente tra i miei preferiti. Poi abbiamo Blue Lock con il volume numero 19, un volume pazzesco, una serie, un arco narrativo che è iniziato veramente interessante e poi una copertina sbrilluccicante, veramente bella. Qua Planet ha fatto un grandissimo lavoro. Settimana prossima dovrebbe in teoria uscire anche la variant del numero 1 per chi l'ha prenotata, ve lo ricordo, è una serie che niente da dire, mi sta piacendo, lo sapete benissimo. Dopodiché sono andato a recuperare, anche se l'uscita reale è stata settimana scorsa, il 2 di A un passo da te, in modo da avere così la serie completa. Devo ovviamente ancora leggere, ho dato più spazio alle novità che ai recuperi, però mi incuriosisce veramente molto. Il primo numero mi era piaciuto abbastanza, nonostante sappiate che non sono un grandissimo fan degli shoujo, e quindi voglio andare avanti e voglio poi andare a completare la lettura di A un passo da te. Ora spostiamoci in casa J-pop e anche qua partiamo da una novità della settimana, ovvero Ice Guy and Cool Girl. E mi dispiace, per me è un no. Per me è un no perché è strutturata appunto in capitoli pseudo-autoconclusivi, c'è cioè il rapporto di loro due, lui discende dalla donna, una donna delle nevi, e in base alle emozioni che prova, ghiaccia tutto ciò che lo circonda. E lei farà di tutto per cercare di tranquillizzarlo, calmarlo e cercare di riportarlo, tra virgolette, alla normalità. Ci sarà il primo appuntamento, ci sarà un paio di cose, diciamo, che daranno poi la base di una storia d'amore, probabilmente tra loro due. Però proprio la struttura narrativa di come è impostato questo racconto non mi ha fatto impazzire. Quindi, questo dopo il primo numero, non penso proprio di continuarlo e di portarlo avanti con i numeri successivi. Poi abbiamo Alice in Borderland, il volume numero 7, una delle pochissime novità, lo ammetto che non ho ancora letto perché non ci sono proprio arrivato con i tempi. La cosa degli account mi ha portato via un giorno e mezzo cercare di andare a recuperarli, scrivere a Instagram, capire cosa fosse successo, cambiare password, quindi vi lascio immaginare. Non ho avuto, ho dovuto ritagliarmi proprio del tempo per leggere almeno i numeri 1 perché volevo, ci tenevo a parlarvene all'interno di questo video. Poi abbiamo Lore Olympus, il ritorno con il volume numero 3, bellissima storia. Questo numero l'ho letto e ragazzi, se si riesce a passare sopra i disegni, perché mi rendo conto che possono anche non piacere a tutti, a me la storia passa da emozionarmi, rattristirmi, al farmi ridere come un pazzo. Perché praticamente sono gli dèi al giorno d'oggi che usano Facebook, in tanti non sono capaci, li potremmo definire degli dèi boomer, e quindi altri dèi un pochettino più tecnologicamente avanzati gli insegnano ad usare Facebook. Raga, è veramente bello. E poi comunque c'è una storia drammatica sotto e una storia d'amore che pian piano con i numeri sicuramente andrà a crearsi e andrà a svilupparsi sempre meglio. Concludiamo questo video acquisti con Star Comics e iniziamo in realtà da una conclusione per poi passare a tutte le novità della settimana, tutti i numeri 1 della settimana. E la conclusione è quella di Noah of the Blood Sea. Ragazzi, meno male, finalmente è concluso. Non ho ancora letto questo quinto numero perché ho paura che la situazione possa soltanto peggiorare. Molto probabilmente lo leggerò e poi cercherò di venderlo. Lo scriverò poi nel gruppo Telegram, su Instagram, se tornerò ad avere Instagram, che venderò poi Noah of the Blood Sea, sicuramente. Ora passiamo ai numeri 1, alle novità che sono uscite di casa Star Comics. Iniziamo da uno dei titoli più attesi in realtà, che è Welcome to the Ballroom, il primo numero che era distribuito anche con le tre cartoline che erano date insieme. Allora, grandissime aspettative su questo titolo perché quando è stato annunciato ho visto veramente la gente fare i salti di gioia, molto molto felici di questo annuncio.
Non uccidetemi se vi dico che io forse preferisco invece Dance Dance Dancer. Almeno come primo numero, come prime emozioni che mi ha trasmesso, come il nostro protagonista entra a far parte del mondo della danza, mi ha convinto di più Dance Dance Dancer. Questo sono sincero. Sono ancora indeciso se provare ad andare avanti a leggere almeno il secondo numero. Scrivetemi voi nei commenti per chi magari è già andato avanti, sa già di che cosa parla e tutto quanto, se ci saranno poi degli... se merita il proseguio, contando però che ne leggo già uno che è Dance Dance Dancer, che mi sta piacendo anche veramente molto. Poi andiamo avanti e abbiamo ovviamente il secondo titolo che è uscito questa settimana, ovvero A Couple of Cuckoos, con il cofanetto che avevo già sfilato nel frattempo, e all'interno anche qua ci sono dei gadget. Abbiamo uno shikishi firmato ovviamente dall'autrice, abbiamo una star card che non ho mai capito in realtà l'esatta utilità di queste cose, e abbiamo tre cartoline molto 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 social che vanno ad accompagnare poi i primi due numeri di questa serie, che sono usciti in contemporanea. Allora, anche qua non penso che andrò avanti con questa serie, ve lo dico, è una rom-com carina, simpatica, divertente, intanto vi mostro i primi due numeri, però non è stata così convincente da dirmi oh sì, vado avanti, non vedo l'ora di leggere il terzo numero. Quindi questo penso che sarà un altro titolo che andrà a finire un pochettino nel dimenticatoio. Bellino il box, mi terrò le cartoline, però non credo che proseguirò con la lettura di questa serie. Mentre l'ultimo titolo che vi devo mostrare, finalmente arrivano le gioie, perché mi è piaciuto tantissimo invece. Sto parlando ovviamente di Blue Box, sempre in cofanetto, sempre con i primi due volumi all'interno, più tre cartoline, e le possiamo vedere qua, più due braccialetti dedicati alla serie, che però Star ci ha fatto sapere, attenzione perché magari ancora qualcuno non lo sa, che se andiamo a stringerlo, se andiamo a chiuderlo, poi non si apre più, lo dobbiamo tagliare, quindi stiamo attenti a quando lo indossiamo, a come lo indossiamo e a quanto chiuderemo questi braccialetti. Io non ho intenzione di metterli e ho risolto il problema. Poi anche qua abbiamo la nostra star card dedicata al titolo con la copertina del primo numero, e abbiamo ovviamente i primi due numeri della serie. Qua ragazzi, ripeto, mi è piaciuto tantissimo, qua sono stato veramente contento di aver recuperato questo cofanetto con i primi due numeri. È uno shonen sentimentale, drammatico, sportivo, un colpo di scena praticamente alla terza pagina, quindi ve lo posso dire. C'è questo ragazzo che gioca a badminton ed è follemente innamorato di una sua compagna di scuola che gioca invece a basket. I due si troveranno per quasi uno scherzo del destino a vivere sotto lo stesso tetto, quindi imbarazzo, gelosie, non sanno ovviamente come comportarsi l'uno con l'altro quando sono al di fuori della scuola, perché fino a quel momento in realtà non si erano quasi mai parlati. Però l'impegno che poi vediamo che ci mettono all'interno dello sport per migliorarsi sempre, soprattutto lui che cercherà in tutti i modi di avvicinarsi alla forza che ha lei, allo spirito di volontà che ha lei, allo spirito di sacrificio che ci mette lei all'interno dello sport per raggiungere i campionati nazionali, è un qualcosa che ti viene istintivo durante la lettura a dire dai, forza, ce la puoi fare, impegnati, bravo, complimenti, continua così. Fai il tifo per lui ed è un sentimento che secondo me ti viene proprio spontaneo durante la lettura di questo numero, ed è per questo che è riuscito proprio a conquistarmi tantissimo, e vi straconsiglio la lettura anche se magari non siete dei fan sfegatati di manga sportivi. E sono tutte cose messe insieme, ma che nessuna di queste prende il sopravvento rispetto agli altri. Quello che è l'amore, quello che è lo sport, quello che è alcune scene magari di comicità, ma è tutto mischiato veramente veramente bene. Quindi Blue Box, mi sento tranquillamente di consigliarvelo tantissimo e spero che vi piaccia molto come è piaciuto a me. Ragazzi, io qua concludo il video, torno a litigare con Instagram. Io intanto vi ringrazio di cuore per averlo guardato, vi chiedo solo di lasciare un like e un'iscrizione al canale, per voi è un gesto completamente gratuito, per me è il supporto più grande che mi possiate dare. Vi mando un abbraccio grande, vi auguro una buona serata e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti!